Nuove possibilità per i giovani di Nocera Superiore. Il Comune riapre la finestra di Garanzia Giovani a sostituzione di precedenti rinunce e posizioni vacanti. Sono 6 le figure ricercate, nello specifico per professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali, addetti alla contabilità, addetti al protocollo e allo smistamento di documenti, personale di guardiana territoriale, conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento. Le figure selezionate saranno impiegate presso le sedi comunali con contratto di tirocinio formativo professionale della durata di 6 mesi, 12 mesi se appartenenti a categorie svantaggiate, con un'indennità di 500 euro mensili erogate direttamente dall'INPS. Il Comune di Nocera Superiore ha inoltre aderito con delibera di giunta al progetto finanziato dalla Regione Campania denominato Benessere Giovani, legato alla realizzazione di laboratori relativi a percorsi di sostegno e accompagnamento alla creazione di imprese e al lavoro autonomo, laboratori educativi e culturali finalizzati a promuovere attività di animazione giovanile per la legalità, laboratori esperienziali nei quali i giovani coinvolti nelle attività del progetto parteciperanno in situazioni di esperienze pratiche presso le stesse imprese del partenariato, ovvero in altre imprese adeguatamente selezionate. Il progetto fornirà esperienze finalizzate all'acquisizione di abilità che potranno indirizzare al meglio le scelte giovanili con conseguente crescita personale e l'integrazione sociale dei giovani su temi della cittadinanza attiva, dell'educazione e tutela dell'ambiente, nonché la partecipazione collettiva di costruzione della identità, dei luoghi e delle comunità. Questa macchina amministrativa comincia con le sue risorse umane ad amalgamarsi, ad avere un meccanismo di funzionamento che consente anche a noi, come parte politica, di intravedere degli obiettivi e dei risultati da offrire alla nostra città. Dunque, un bilancio positivo rispetto alla normalizzazione dell'attività amministrativa che ha iniziato a darci dei riscontri. Noi abbiamo iniziato dalla parte economica finanziaria, abbiamo proseguito con l'assestamento della parte urbanistica, poi con i lavori pubblici, che era una parte non proprio funzionante del nostro comune, e oggi cominciamo a intravedere un barlume di speranza perché sia un 2017 ancora migliore e produttivo, rispetto al 2016.